Buonasera signore e signore, ci colleghiamo in diretta con Palazzo Chigi dove il nostro presidente Conte è prontissimo per la conferenza stampa per l'uscita del nuovo DPCM. Nota di servizio per chi so io. Il buffet verrà servito solamente alla fine, non vi azzardate a toccare le tartine al salmone. Buon divertimento con i programmi della rete. Sì, no, infatti, appunto, il ministro Speranza voleva far uscire in questi giorni il libro Perché guariremo e io ho appunto deciso di girare un film che si intitola Perché vi farò risorgere. Eh sì, lo so, è una mossa abbastanza, però sono comunque... Ah, sì, siamo in onda. Italiani, buonasera. Visto il grave problema che abbiamo ora in Italia, ovvero il calo della mia popolarità, ho scritto un nuovo DPCM con l'aiuto di quei cari ragazzi del Comitato Tecnico Scientifico e l'ho riassunto in 10 semplici regole che io ho chiamato i 10 comandamenti. Adesso andrò a elencarveli. Primo, non avrai altri presidenti al di fuori di me, almeno per i prossimi 3 anni, ovviamente. Secondo, se durante il lockdown non sai che fare, non nominare nelle challenge i congiunti o le persone che ami. Bullizza gli altri, non la tua famiglia. Terzo, ricordati di sanificare le feste e soprattutto di non organizzare feste per non dover sanificare. Quarto, onora l'asporto e il coprifuoco. Quinto, non fate più il pane e la pizza. Vi prego, basta, questo lo aggiungo io, basta, non se ne può più. Sesto, non ti toccare, ti infetti e diventi cieco. Settimo, non accettare mascherine dagli sconosciuti. Esigete sempre mascherine omologate. Mascherine omologate, come questa. Ottavo, non fornire false autocertificazioni, che tanto le cambio ogni giorno, quindi non ha senso che vi mettiate a contraffarle. Nono, non desiderare di fare attività motoria o sportiva dilettantistica. Decimo, non desiderare di fare il veglione all'autogrill, che se no arriva De Luca con il lanciafiamme, mi raccomando. Intanto bisogna fare complimenti ai ragazzi. Intanto bisogna fare complimenti ai ragazzi del Comitato Tecnico Scientifico. Sì, belle cazzate avete scritto. Sì, no, bravi. Ma scusate, le mascherine. Ma cosa vuol dire mascherine? No, a me non mi va bene. Fatele mette solo a quelli brutti. Tipo come Sarri, come Conte, quelli lì, quelli brutti, non quelli belli come me. Io mi posso mettere le mascherine, non me le posso. No, non le voglio. Poi, non è utile che chiami Ferragnez per fare di la gente come si comporti. No, ci vuole gente adatta, ci vuole quelli giusti per farti mettere la mascherina, gli esperti, tipo i... No, subito a pensare agli scambisti, ma cos'è? Non fa queste cose. La gente tipo Zorro, quello che... Lui, chi meglio di lui può sapere che, come fa a mettersi la mascherina? Meglio di lui! Poi ci vogliono altri esperti, bisogna chiamare anche Rocco Siffredi, che almeno... Sì, siamo a posto col distanziamento. E poi c'è cosa, tocca anche chiamare Ponzi Pilato, almeno si impara bene a lavarsi le mani. Oh. Ma poi a me, ecco, anche un'altra cosa. Che me ne frega a me dell'attività motoria. Cioè, io in moto non ci vo. L'unica cosa del fuoco sul gommone mi porta una sega a me. Cioè, voglio dire, ma poi basta. Tanto ora, so, me ne rotto gli occhi, e piglio un po' a pescare oggi, ma oh. E per concludere, ricordate, noi ce la faremo, voi non lo so, noi sì. Buonanotte.